Oggi faremo insieme un grande risotto con quello che uno può avere dentro al frigo, normalmente, specialmente nel periodo estivo. Con alici, pomodoro, profumato al limone, con pochissimo, pochissimo, che a noi ci piace, il pecorino. Vado, pecorino, pomodoro da insalata, cipollotto, peperoncino, prezzemolo, aglio, limone, alici buone, risotto e poi lo sapete come lo sfumiamo? Con la birra. Tutto quello che avevo nel frigorifero. Iniziamo così, subito con calma e con piacere, con un pezzettino di burro. Eccolo qua. Il burro ci vuole sempre per risotto, no? Piccolo, così, lo mettiamo qua dentro. E la cipolla. Un buon risotto dipende da due cose importanti. Vabbè, oltre alla tecnica che uno deve applicare per farlo fatto bene, ma soprattutto il brodo e il grasso che andiamo a mettere dentro. Quindi il brodo, qua. Sentite musichette, sarà proprio tipo un po' ritmo latino. Allora, ho messo del prezzemolo, del sedano e della cipolla. Ma la carota? La carota non ce l'avevo. Non ce l'ho dentro al frigorifero. Allora, comunque, se voi ce l'avete, mettetecela. Se non avete il cipollotto, la cipolla è perfetta. Poi aggiungo leggermente un goccino, proprio un'inezia di olio extravergine d'oliva. Metto anche dei gambi di prezzemolo, così lo faccio diventare buono, perché il riso ci vuole tempo, 20 minuti all'incirca. Quindi quei 20 minuti, via lo stress, concentriamoci su questo. Due parole in più sul brodo. Io che ho fatto? Da acqua fredda ho messo il prezzemolo, il sedano, lavato, ben lavato, tutto quanto, e una cipolla, un cipollotto. Questo, un pizzico di sale, non tanto sale, perché poi quando si va a ristringere il brodo, che succede? Può diventare più salato, quindi un po' di sale, non troppo. Allora, vedete qui, la cipolla sta friggendo, non sta stufando lentamente, quindi io che faccio? Butto un po' di brodo, si deve quasi sciogliere. Adesso, i gambi di prezzemolo tolgo, eccoli qua. Ormai hanno fatto il loro lavoro. A questo punto che faccio? Metto il riso. Quanto? Normalmente si calcolano 70 grammi a persona. Quando il riso ha assorbito bene tutto il grasso e non si attacca più su tutte le pareti, significa che è tostato, è pronto per essere sfumato. Con che cosa? Con la birra. Allora, se non avete la birra, vino bianco, prosecco, champagne, qualsiasi cosa. Aspettiamo che evapora l'alcol. Per la cottura del riso, sempre come la pasta, va mantenuta l'ebollizione costantemente. Io adesso la prima aggiunta di brodo la metto fino a coprire tutto il riso. Do una mescolata, abbasso leggermente, porto a un fuoco o una potenza di induzione media. Allora, alici. Oh, qualcuno dirà, ma l'alici le mette buone. Quindi guardate che cosa faccio io, Prendo le alici buone delicious, belle, guardate che bei filettoni. Che faccio? Non le posso mettere così. Faccio una pasta con queste alici. Allora qualcuno dirà, vabbè, ma compro la pasta d'acciughe. Ti sto guardando, non lo fa più. Non lo dire più. Devi comprare i filetti di acciughe belli e poi fai questo lavoro che faccio io. Ne metto soltanto metà, perché devo un attimo sentire, no? Quanto è sapido. E adesso, piano piano, un po' il brodo al prezzemolo, un po' l'acciuga che ho messo dentro, piano piano questa qui si scioglie e colora leggermente di una tonalità tipo beige il nostro riso. Ecco qua, guardate, siamo all'inizio cottura, quindi aggiungete il brodo piano piano, lentamente. Una cosa veramente importante, perché è una cosa seria: il riso è come l'arrosto. Se tu metti tutto quanto insieme, il brodo di cottura diventa ambollito, non è più un arrosto bello a crosticina. Lo stesso, facciamogli assorbire piano piano il brodo e poi raggiungiamo. Assaggiamo se com'è di sale, no? È buono. Vado a mettere un altro po' di acciuga. Eccola qua. Mescoliamo bene. Noi adesso qui abbiamo, da questo momento, all'incirca 10 minuti di cottura. Quando necessita, non ve lo devo dire io, va aggiunto il brodo. Nel frattempo faccio il pomodoro a cubetti con tutta la pelle, tanto lo metteremo alla fine. Guardate il pomodoro da insalata. Allora, se non avete questo pomodoro, non deve essere forza questo. Pomodorini, pomodoro a grappolo, qualsiasi cosa avete va bene. L'importante è buono, di qualità, perché questo è
un po' di insegnamento: se avete un prodotto buono di qualità, anche se non avete fatto la spesa lo stesso giorno, c'è sempre una grande cosa, un grande tesoro in frigorifero. Vado, cubettini così, ecco qua, rito il prezzemolo, prendiamo anche uno spicchio d'aglio. Oh, l'aglio colaccio come vanno? Sono amici, 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 escono sempre insieme, quindi mi raccomando, non li separate. Fatto il prezzemolo, prendo un pezzo di aglio, così, anche un po' meno della metà, schiaccio e facciamo il nostro, la nostra crema di aglio, la nostra pasta di aglio, così, bella schiacciata così, così. Quando mancano all'incirca un 5 minuti alla cottura, aggiungete un altro po' di brodo. Attenzione però, quando sta quasi sul fine cottura, aggiungete pochissimo di brodo, perché sennò rischiate che andate a scuocere il riso, mai. E guardate qui, sempre in ebollizione, sempre, perché io ho il brodo in ebollizione, ho il riso lo stesso in ebollizione, vedete? Peperoncino, come fai a non metterlo? E vabbè, voi direte, io ce l'ho fresco a casa, secco va benissimo uguale. Assaggiatelo sempre, mi raccomando ragazzi, a parte voi, bevete più vino o più birra, che vi importa? Ecco qua, questa oggi Mario non sa può mangiare, Ci siamo, spengo tutto e adesso a ritmo di questa bella canzone e incomincio a dare una smucinata, come diciamo noi, lo mantico, vai! Mano a mano che si scioglie il burro, guardate come diventa cremoso. Un po' di pecorino, poco. Il limone lo mettiamo. Il limone adesso, non trattato. Vai così, profumato, bello. Un risotto estivo, come lo immaginate? Una cosa gustosa, saporita, ma allo stesso tempo fresca. Che crema, questa è una crema. Senti il rumore? Oppure con il riso fa un rumore dell'amore? Senti un po', senti che suono dell'amore, oh. Che robetta, oh. Senti, tieni, vai. Pomodoro, un pizzico di sale, un goccetto d'olio, mescoliamo così, raccolgo il sughetto, un po' di pecorino, mo assaggio io. Tra una bruschetta, mi immagino una caprese con le alici sopra, questo pomodoro freschissimo, bello, saporito, gustoso, con l'alice, con la sensibilità fantastica, e un po' di limone che appena appena ti pulisce la bocca. Che robetta ragazzi, risotto questo qua estivo per voi, buon estate a tutti quanti, che bontà, buonissimo, che buono.